Ma cosa abbiamo qui? Chi ti ha dato porzione grossa? Perché io sono deperita e devo rimettermi. Te invece hai detto che sei a posto. Ci penso io dopo. Ah, eccoci arrivati dopo un'ora di cammino a Flims. Eccoci. Yeah. E adesso andiamo a vedere il nuovo panoramico che si chiama... Dovevamo leggere il cartello. Caumaseno. Ispir. Mezzo al verde, mezzo alla natura, respira l'aria aperta, a pieni polmoni e non tossire di fronte alla persona che hai davanti. Beh, se sono tedeschi, non si spostano. Tu devi volere bene alle persone, di qualsiasi razza, religione, basta che non siano zucchini. Ecco. E guarda, sì. C'è una carrozza con i cavalli. Oh, che belli. Ok, abbiamo trovato un passaggio. Così ci risparmiamo un'ora di cammino. È una cosa molto positiva. Confermi? Giro cavallo finito. E adesso prossima destinazione Appenzell. Ah, sono queste le cose che mi piacciono in Svizzera interna, i cioccolatini. Non sono cioccolatini. Come non sono cioccolatini? Non vedi che sembrano di marzapane? Ah, ok. Adesso siamo arrivati in hotel, andiamo a mangiare qualcosa di buono di qua. Cosa? Vedremo. Sì. I rosti sono molto buoni, posso confermare perché non me li voglio fare provare il mio. Direi buon appetito a tutti e due. Ebbene, la giornata è passata un po' abbastanza stancante e adesso andiamo in hotel a riposarci. Abbiamo scoperto che in Appenzello usano anche loro le papelle. Scusa, ma tu cosa hai preso? Ho detto, prendo l'Appenzello e non vuoi fare la colazione col formaggio, proprio l'Appenzello. Vabbè. Buona cosa.
si riparte. Piace la gita? Beh, la gita è bella, però non mi aspettavo che ci fosse tutto questo sole, non l'hai detto. In montagna c'è il sole, guarda un po'. Ma non l'hai detto, io mi aspettavo montagna, boschi, ombra. No. E dai, adesso andiamo un'oretta di cammino. Toh, mettiti un altro cappello. Ah va. Sì, anche due, anche tre. Mi sono presa un'ustionata. Pronti? Un'ora di cammino ci attende. Sei entusiasta di ciò, vero? Finalmente arrivati al lago. Dopo un'ora praticamente tutto in salita. Siamo un po' cotti. Oh. Lui si sta riprendendo bene con un bel piatto di affettati. Ma tu questo te lo mangi tutto? Sicuro? È una meraviglia di formaggio con qualche spezz di dentro. Praticamente tutto formaggio e il contorno di spezzi. Bisogna anche dire che è ottimo formaggio a penzella. Eh sì, è buono, è buono. Bene, Gabri. È stata dura, ma il paesaggio ripaga alla grande. Si vede? Bel paesaggio, tanti animali di tutti i tipi. Che parlano tutte le lingue. Lingue strane. Caprino, vino, svizzero tedesco. Zucchino. Adesso si torna a casa? Sì. Un'ora di cammino? Sì. Ce la facciamo? Sì. Sicuro? Sono abbastanza sicuro. Ok. Andiamo. Andiamo a cagare. Il signore qua dietro che ci ha fatto passare con la macchina gli si è impiantato due volte. Questo è un brutto segnale, Leo. Sembra addirittura la terza. Dobbiamo ricordarci di guardare il telegiornale dei prossimi giorni, che cosa dico. Ultimamente quando passiamo noi, non so se vi siete accorti, succedono cose strane. È vero, vedere i nostri video precedenti. Di Cardada, due volte. Adesso staremo a guardare le notizie di Benalp e l'altro che abbiamo visto ieri, il Lynch. Peccato che sono notizie... No, ma forse non lo fanno a telegiornale perché è in Appenzello, quindi... Seguiremo i telegiornali locali delle Appenzelle dei Grigioni. Affera su Ivre, non lo fissare negli occhi. Non lo fisso negli occhi. Che film. Mi fanno venire in mente la mia Artemide. Sta facendo vedere la pendenza che abbiamo fatto l'andata. Adesso la stiamo facendo al ritorno. We need to see the skate move, my son's skateboard. Yeah. Yeah. Cute man. Yeah, sounds like a plan. I cannot do that with my wife. She could die. She'll kill me before she dies. Yeah. Roll him down the hill. Yeah. See ya. Sembra che questo si discende. Ora si va a volare.